Buonasera dallo studio di RTG per la seconda edizione del nostro telegiornale. La cronaca in apertura, il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Palermo contro la famiglia mafiosa del Borgo Vecchio. 15 gli indagati accusati a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa. Il nostro primo servizio con Filippo Romeo. Nuovo duro colpo alla famiglia mafiosa del Borgo Vecchio a Palermo. I carabinieri del comando provinciale, su delega della direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di 15 indagati accusati a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, furti, ricettazione ed estorsioni, tutti reati aggravati dal metodo mafioso e di sfruttamento della prostituzione. Per uno è stato disposto il carcere, per 12 domiciliari e per due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, denominata Resilienza 2, costituisce il prosieguo del blitz che il 12 ottobre scorso aveva portato al fermo del presunto nuovo reggente della famiglia mafiosa Angelo Monti. Questa seconda tranche ha permesso di svelare il controllo capillare del territorio da parte della famiglia. I mafiosi, è stato accertato, continuavano a rivendicare con resilienza una specifica funzione sociale del clan attraverso alcune manifestazioni tipiche, come la gestione delle feste regionali, l'organizzazione dei traffici di stupefacenti e la gestione di alcuni gruppi criminali che gestivano i furti di veicoli e i conseguenti cavalli di ritorno, attività queste finalizzate ad alimentare le casse della cosca per il sostentamento dei carcerati e per la gestione di ulteriori attività illecite. Nello specifico è stato appurato che la famiglia mafiosa di Borgo Vecchio aveva il pieno controllo del comitato organizzatore della festa in onore della patrona del quartiere, Madre Sant'Anna, organizzata nel mese di luglio di ogni anno, il cui culto risale al 1555. Erano i vertici della famiglia mafiosa a decidere quali cantanti neomelodici dovessero esibirsi e a provvedere al loro ingaggio attraverso il denaro ricavato dalle estorsioni, dalle riffe e dalle sponsorizzazioni di gestori e titolari di attività commerciali. Inoltre, autorizzavano gli ambulanti a vendere i loro prodotti durante la festa, disciplinando anche la loro collocazione lungo le strade. Le indagini della DDA del capoluogo siciliano hanno anche accertato come la famiglia fosse tornata al business degli stupefacenti, organizzando un florido traffico di droga. Non è tutto per le tasse, mi accontentare perché i clienti io passo Milano, Roma e poi scendo. La capacità di dominare il territorio della cosca arrivava anche a controllare i ladri di biciclette e di moto che, oltre ad essere assoggettati all'autorizzazione di Cosa Nostra, dovevano destinare alla famiglia parte dei proventi della ricettazione o della restituzione ai proprietari della refurtiva. Le indagini hanno fatto emergere un'autonoma organizzazione criminale specializzata nei furti, completamente sottomessa alla mafia. Ed è lotta alla mafia anche a Catania, dove la polizia, su delega del Tribunale Etnea, ha confiscato beni del valore di 500.000 euro a due pregiudicati di 55 e 35 anni appartenenti alla cosca mafiosa Cappello. Tra i beni c'è un'impresa individuale sita nel centro storico della città Etnea e attiva nel settore della ristorazione. Tre immobili a Catania, un'autovettura e diversi rapporti finanziari riconducibili agli interessati. Le indagini hanno consentito di individuare che tutto il patrimonio è oggetto di intestazione fittizia attraverso il reimpiego di denaro proveniente da attività illecite. In particolare, il 55enne risulta appartenere, come anche confermato da diversi collaboratori di giustizia, al clan Cappello Buonaccorsi, nello specifico al gruppo di Monte Po Picanello, capeggiato dal cognato. E apriamo adesso la pagina dedicata al Covid in Sicilia. Sono 895 i nuovi casi nell'isola nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 765, 20 i deceduti, 2 in meno rispetto a ieri. Il totale delle vittime siciliane sale così a 4.513. Nonostante un aumento di quasi 100 nuovi casi in più, la pressione sugli ospedali è immutata nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 931 come ieri, dei quali 118 in terapia intensiva, ieri erano 119, e 813 in area medica. Un boom di guariti, 1.268, un dato che fa scendere il numero degli attuali positivi in Sicilia sotto quota 16.000, attestandosi a 15.994, dei quali 15.063 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 25.226 e il tasso di positività all'esito
alla luce degli 895 nuovi casi è del 3,54%. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 697.266. I dati adesso nelle province. Palermo rimane in testa con 347 nuovi casi, segue Catania con 176, Siracusa con 84, Agrigento con 80, Messina con 58 nuovi contagi, Enna con 50, Caltanissetta con 45, Ragusa e Trapani con rispettivamente 28 e 27 nuovi positivi. E rimaniamo in argomento: la giornata straordinaria delle vaccinazioni previste per il sabato santo 3 aprile si terrà anche nelle parrocchie delle 18 diocesi siciliane grazie ad un accordo raggiunto tra la CIE e la Regione Siciliana. Sentiamo il servizio di Gwenda Garozzo. Vaccinazione anti-Covid in Sicilia nel giorno del sabato santo, 3 aprile, anche le parrocchie delle 18 diocesi dell'isola apriranno i loro saloni agli aventi diritto. 50.000 i vaccini che saranno somministrati, diverse le chiese che si trasformeranno in piccoli hub a fianco di quelli già operativi da settimana in tutte le province. A Catania 53 i punti dove i medici dell'ASP saranno impegnati nelle inoculazioni delle prime dosi agli aventi diritto, la fascia d'età compresa tra i 69 e i 79 anni. Ad Acireale ci si organizza in queste ore, 22 le chiese individuate, garantito il rispetto delle normative anti-Covid. Sarà un abbraccio virtuale della comunità verso i fedeli. Sì, esatto, è veramente virtuale, però... Se lei mi suggerisce questo, beh, mi piace, perché davvero penso io, come penso tutti i parroci, vorremmo proprio abbracciare la nostra gente e farla sentire un po' più sicura. La drammaticità è da quello che apprendiamo dalla scienza e dal governo e anche dagli altri governi, sembra che vaccinare oggi sia bene ed importante per tentare di bloccare un po' questa diffusione del virus. Per questa ragione, poiché riteniamo che sia un bene e che sia un bene in tempi di emergenza, allora l'assessore regionale ha chiesto a noi vescovi di poter aprire le porte di almeno di alcune, penso si vorrebbe arrivare, mi pare di aver capito, 500 parrocchie in tutta la Sicilia per 50.000 vaccinazioni. Speriamo che questo si possa fare. Noi ci siamo già subito messi all'opera, già da ieri, abbiamo cercato di contattare il numero a noi che nella nostra diocesi è stato scelto, perché in ogni comune ci siano almeno due, tre, a seconda della grandezza dei comuni, quattro punti, in parrocchie che hanno anche un minimo di ambienti. L'iniziativa è partita da un accordo tra la Conferenza Episcopale Siciliana e l'Assessorato per la Salute. E quindi la Conferenza Episcopale Siciliana ha divulgato la notizia alle diocesi, e come singole diocesi ci stiamo organizzando per offrire la nostra disponibilità per questa opera di vaccinazione. Cioè, noi come Chiesa abbiamo questo dovere di contribuire alle necessità della vita della nostra gente. Quindi ci stiamo organizzando. Alla nostra diocesi di Acireale sono stati assegnati 22 centri vaccinali, grosso modo uno per comune. Noi abbiamo 18 comuni, per i comuni più grossi abbiamo pensato a più due centri vaccinali. Ci stiamo muovendo in questo modo, per ora siamo in una fase iniziale, cioè di organizzazione, stiamo cercando, diciamo, i luoghi, i centri vaccinali, poi pian piano partirà tutto il resto, quindi è un'attività in divenire. Stiamo ovviamente alle indicazioni che ci vengono date dall'assessorato. Sicuramente si prediligeranno locali ampi dove sarà possibile attendere il proprio turno, anche se non si parla di grandi masse, ma nel complesso ci sono 500 postazioni per 50.000 vaccini. Noi ne abbiamo 22, come ho già detto, e sono state individuate dei saloni parrocchiali, cioè le sale della comunità. In alcune parrocchie ovviamente abbiamo dei limiti, cioè le vaccinazioni sono 100 per ogni centro vaccinale, quindi devono essere almeno 50 e non più di 100. E proprio per favorire la campagna vaccinale e snellire anche allo stesso tempo il traffico, la MT di Catania ha attivato un bus navetta apposito e diretto dal capolinea Alcalà Borsellino sino agli hub vaccinali appunto di San Giuseppe e l'Arena. Sentiamo.
lunghe file d'auto questa mattina in via Forcile a Catania, tutti incolonnati per la somministrazione dei vaccini o per l'effettuazione del tampone rapido di individuazione del coronavirus. Un lungo serpentone di auto che è stato controllato sì dalla polizia municipale, ma che è stato possibile smaltire solo con gli ingressi contingentati all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo che ospita le strutture sanitarie dell'ASP, disposte per la vaccinazione, come dicevamo, anche per i tamponi. Da questa mattina però è possibile abbattere file e attese, fruendo del servizio che AMT, azienda metropolitana trasporti, ha attivato a beneficio degli utenti, e c'è una navetta di collegamento diretto tra il Caponigna di Piazza Borsellino e l'area di vaccinazione nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe l'Arena. Si tratta in verità di una linea aggiuntiva alla 524 che rimane regolarmente attiva, ma che AMT ha voluto disporre per agevolare, come dicevamo, gli utenti. Il bus navetta, senza fermate intermedie, avrà frequenza 35 minuti con prima corsa alle ore 8 e ultima corsa con partenza da Piazza Borsellino alle ore 19.40. Noi abbiamo notato il grande sforzo che tutte le autorità sanitarie stanno mettendo in campo e quindi vogliamo contribuire a questo grande impegno sulla campagna vaccinale. Vogliamo mettere nelle condizioni i cittadini di potersi recare al lab vaccinale anche mediante il mezzo pubblico, quindi assieme alla linea 524 che già serve il lab vaccinale di via Forcile, abbiamo immaginato di istituire una navetta speciale che accompagna dal centro città direttamente al centro vaccinale, così da evitare qualsiasi lungaggine e quindi avere un immediato collegamento al polo. Anche in questo caso parliamo di autobus assolutamente sicuri, così come sta accadendo nella restante rete di AMT, sanificazione e distanziamento. Assolutamente sì, ribadiamo tutte le misure intraprese, quindi i mezzi vengono sanificati e igienizzati ogni giorno, stiamo predisponendo anche i dispenser di soluzione idroalcolica, raccomandiamo sempre di mettere la mascherina quando si sale a bordo, come in effetti stanno facendo un po' tutti gli utenti, e quindi da questo punto di vista, con tutte anche le regole di limitazione della capacità che è giusto mantenere, possiamo garantire un servizio anche sicuro da questo punto di vista. Parte oggi questo servizio, ma già si guarda al futuro, ai mesi estivi, qualora i mesi estivi consentissero nuove aperture. Sì, quello sarà il nostro più grande auspicio, confidiamo che quest'estate la situazione sia migliore e pertanto potremmo, come ogni anno, immaginare dei servizi speciali dedicati all'estate, quindi alla fruizione dei lidi piuttosto che della scogliera e, perché no, sperando anche di accogliere tanti turisti che fino adesso purtroppo sono mancati. Il servizio è stato attivato in collaborazione con l'ASP di Catania e già oggi, giorno del varo, è stato apprezzato da diversi utenti. Ci spostiamo adesso ad Acireale, dove questa mattina si è tenuta la prima visita ufficiale ed istituzionale del nuovo prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che è stata ricevuta ed accolta dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti. Tappa nella sede vescovile di Acireale questa mattina per il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, da poco insediatasi in queste settimane in giro per incontrare le autorità ed istituzioni locali. Un dialogo aperto e ricco di propositi, quello instaurato con Monsignor Antonino Raspanti, che l'ha ricevuta. Per la Librizzi si tratta della prima visita ufficiale ed istituzionale, qui dove turismo ed attività culturali sono solo alcuni dei pilastri su cui si regge l'economia, fortemente danneggiata dalle restrizioni per contenere la pandemia. E poi i giovani, a loro è rivolto lo sguardo, sempre più vicini grazie alle molteplici iniziative che la prefettura organizza per coinvolgerli. Sì, era sicuramente una delle mie prime visite, quelle di venire a salutare il vescovo Raspanti, come andrò a salutare il vescovo di Caltagirone e come ho fatto già col vescovo di l'arcivescovo di Catania. Sicuramente sono argomenti molto importanti che riguardano tantissimi aspetti della vita sociale e nelle quali ci deve essere una forte collaborazione, e che ho chiesto e rispetto alla quale il vescovo ha manifestato la più ampia disponibilità, ma non avevo dubbi al riguardo, quindi ci muoveremo su questi diversi fronti che sono anche applicativi di un protocollo sui minori che anche la diocesi di Acireale ha sottoscritto.
conflitto, ma anche su altri aspetti che potranno essere anche di vita culturale e che chiaramente nei limiti in cui ci consentiranno le condizioni pandemiche sicuramente mi troveranno disponibile. A Cirale in tal senso è intrisa di cultura, di storia, ci sono degli eventi che purtroppo a causa della pandemia sono stati completamente cancellati, c'è comunque la volontà di proporre e di mettere in campo delle iniziative che abbraccino la collettività. Questo credo che sia la grande sfida a cui siamo chiamati, pur nelle ristrettezze, pur nella situazione attuale, comunque non perdere questa intenzione, queste iniziative finalizzate alla crescita culturale, perché poi la crescita culturale significa anche la crescita sociale e quindi fa bene a tutti, e quindi su questo evidentemente dobbiamo lavorare. Lei è presente anche tra i giovani, poco fa ci diceva di aver partecipato anche a webinar con i ragazzi delle scuole, pensa anche di incontrare ragazzi delle scuole accesi? Assolutamente, guardi, una delle miei impegni che mi sono prefissa è stato quello di essere molto vicina alle istituzioni scolastiche, alle scuole e ai ragazzi. E a Giarre invece questa mattina il sindaco Danna ha firmato un'ordinanza per lo sgombero di altri appartamenti nel complesso abitativo di via Rovettazzo per la pericolosità della struttura, le condizioni precarie che sono, la struttura è soggetta anche a pericoli di crollo. Sentiamo. Si acuisce la già difficile situazione degli abitanti delle case popolari di via Rovettazzo a Giarre. Il sindaco Danna, infatti, ha firmato un'ordinanza di sgombero di tutti gli immobili di proprietà dello IACP di Catania e precisamente delle intere palazzine denominate A, B e C e di un alloggio compreso nella palazzina D. Dopo il crollo di un balcone avvenuto nei mesi scorsi, infatti, la situazione è ulteriormente peggiorata. Ho dovuto emanare un'ordinanza con la quale dispongo lo sgombero di tre palazzine nella zona di via Rovettazzo, zona di Tre Punti. Questo si affianca all'ulteriore palazzina che già alla fine di novembre si era dovuta sgombrare per un crollo di un balcone. In realtà lo IACP di Catania, che è proprietario di questi immobili, subito attivò delle procedure di verifica sulla staticità dei locali e ha inviato nel tempo delle relazioni che di fatto denotano delle criticità per le quali veniva fortemente chiesto che si procedesse in tal senso. Anche l'ufficio tecnico del comune ha disposto l'inagibilità recentemente. Chiaramente prima di arrivare a questa soluzione, che interessa circa 17 famiglie ulteriori, di cui 5 peraltro sono proprietarie degli immobili perché una delle palazzine è quasi totalmente riscattata, queste famiglie, quasi una cinquantina di persone, comprese anche dei minori, dei disabili, purtroppo non possono, per ragioni di sicurezza, poter permanere ancora all'interno dell'immobile. Quindi la mia ordinanza, che verrà nei prossimi giorni, secondo le direttive date e notificata, dovrebbe portare presto allo sgombero dei locali. Ovviamente il Comune non ha la forza per gestire emergenze abitative di questo tipo, il Comune non può provvedere con le proprie sole energie in tal senso, ecco il motivo per cui ho cercato di coinvolgere, anche con il coinvolgimento della Prefettura, oltre che lo stesso IACP proprietario di quasi tutti gli alloggi, abbiamo cercato di coinvolgere le istituzioni regionali, l'assessorato alla famiglia, l'assessorato alle infrastrutture, a cui ho già mandato delle note, a cui sto inviando ulteriori informazioni. È una situazione difficile, è una situazione per la quale assolutamente questo Comune doveva farlo, io non mi potevo ovviamente esimere assolutamente da concretizzare quest'ordinanza, ma dall'altro lato con forza chiedo appunto che per chi ha effettivamente necessità e bisogno di trovare una sistemazione riceva sostegno e aiuto anche da parte degli altri attori di questo procedimento, e per cui mi aspetto che da qui a breve possano arrivare, mi pervengono delle risposte, delle proposte. Ad esempio una di queste potrebbe essere quella di dare una somma per permettere affittare un immobile, per permettere, finché dureranno i lavori, si parla per ristrutturare del tutto gli immobili che sarà a carico dello IACP di Catania,
un paio di anni circa, ecco, per questo periodo fare in modo che si trovi un affitto a carico di chi poi dovrà fare i lavori. E ci spostiamo a Catania, dove questo pomeriggio intorno alle 17:15 è intervenuta in via Sturiale una squadra della sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo per il crollo di un muro perimetrale di una vecchia costruzione in muratura. Sono ancora in corso accertamenti per verificare che nel crollo non siano state coinvolte persone e verifiche di stabilità della rimanente parte della costruzione e di quelle vicine. L'area potenzialmente interessata da eventuali ulteriori crolli è stata transennata in via precauzionale e la strada risulta al momento chiusa al traffico veicolare e pedonale. Sul posto anche personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e del Comune di Catania. E rimaniamo in città perché parliamo adesso di Urban Art e Solidarietà. Sono stati inaugurati oggi negli spazi esterni dell'Help Center della Caritas di Catania i murales realizzati dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti. Due interventi di Urban Art che si ispirano fortemente al concetto di fratellanza. Da un lato l'angelo misericordioso ideato da Maria Santoro, dall'altro la gioia del donare, creato da Leandro Villino. Siamo dinanzi all'ingresso dell'Help Center della Caritas di Catania che, giorno dopo giorno, consegna prodotti alimentari in grande quantità, oltre 500, segno tangibile di solidarietà in un momento peraltro assai complicato anche per l'economia locale, che ha esponenzialmente fatto aumentare il numero di chi oggi non riesce a portare un tavola, nemmeno il pranzo. Qui gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania, presieduta da Lina Scalisi e diretta da Vincenzo Tromba, hanno voluto donare due murales, due opere che testimoniano da un lato l'estro giovanile degli studenti dell'Accademia di Belle Arti, dall'altro l'unione con un percorso, quello adottato quotidianamente dalla Caritas, diretta da Pietro Calvano. 8 gli studenti che hanno lavorato sui murales, 3 quelli del corso di fotografia che hanno documentato l'intero processo. Daniela Maria Costa è la docente che ha supervisionato il progetto. Loro fanno parte, i ragazzi, del gruppo di grafica e illustrazione del terzo anno dell'Accademia di Belle Arti. Diciamo è la prima volta che si sono cimentati in una superficie molto grande rispetto a quello che normalmente fanno in Accademia. Loro di solito, i ragazzi di illustrazione, si rifanno naturalmente alla carta, perciò tutto quello che è la carta e il tessuto. Questa volta diciamo è stato uno step molto importante per loro cimentarsi non solo con un murales di questa entità, ma anche per il tema affrontato. Qui secondo me hanno fatto una scuola non solo di didattica dell'arte, ma hanno trovato diciamo qualcosa che va al di là, una famiglia, e questa qui è la famiglia della Caritas. Per la Caritas è davvero quotidianità. Adesso si potrà anche accogliere tra virgolette meglio chi viene qui e chi si accosta alla Caritas. Sì, è una testimonianza di comunità, di famiglia, di unione. Questo è stato quello che noi abbiamo vissuto insieme in questo periodo, insieme all'Accademia delle Belle Arti, insieme al corpo docente, alla direzione, ma in particolar modo con i ragazzi, perché hanno manifestato un messaggio di speranza tramite non solo delle competenze professionali, ma con il loro stato d'animo, insieme ai tanti fratelli e sorelle che nella fase dei lavori apprezzavano veramente questo operato che è per loro. Gli interventi di Urban Art sono stati completati in una ventina di giorni. Penso che comunque, al di là del fatto che rispecchia un ambito lavorativo che comunque ci proietta nel mondo del lavoro in sé, diciamo che è servito come esperienza non solo per legare ancora di più con i miei colleghi, ma soprattutto per dimostrare veramente che cosa possiamo fare e quanto veramente poco basti per rendere più allegro, diciamo, un posto che comunque riflette purtroppo abbastanza tristezza. Tecnicamente che colori avete utilizzato? Come avete lavorato? Allora, le tecniche che abbiamo utilizzato principalmente erano acrilici. Gli acrilici comunque sono delle forme di vernice che sono abbastanza maneggevoli da utilizzare e soprattutto, diciamo, non richiedono parecchio tempo per asciugare. E
per la pagina della cultura, i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri sono stati celebrati anche ad Acireale. Questo pomeriggio è stato inaugurato un cartellone culturale con la lettura del preludio alla Divina Commedia, il primo canto dell'Inferno. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Con la lettura del preludio alla Divina Commedia, il primo canto dell'Inferno, ha preso il via oggi ad Acireale Dante tra Etna, mare e barocco, ricco cartellone di eventi promosso dalla Consulta Comunale della Cultura presieduta dall'avvocato Salvo Emanuele Aleotta, con il finanziamento del Ministero della Cultura e il patrocinio della società Dante Alighieri nella ricorrenza del 700° anniversario dalla morte del sommo poeta. È toccato alla sindaco della città barocca leggere i versi di Dante, primo appuntamento a cura della Fondazione Carnevale di Acireale. Acireale è una città che ha una tradizione culturale particolare rispetto ai nostri territori e quindi è importante che oggi si ricordi questi 700 anni dalla morte di Dante e che questa coinvolga tutta la città, quindi non sia un'operazione di pochi. E questa lettura di Dante, fatta da tantissime persone, vuole essere questo segno. E poi ricordiamo che Acireale ha avuto la Consulta della Cultura di Acireale, ha avuto questo finanziamento, la Fondazione del Carnevale si sta muovendo proprio sul Dante. E anche la Fondazione del Carnevale si sta muovendo per realizzare delle attività che sono legate proprio a quest'anno. Quindi è importante, ce la deve distinguere ed è bene che così avvenga. A quanto al dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Gaetano Cundari è il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale che ha curato oggi il preludio. Dante è sicuramente un momento di unione, significa un momento di speranza. Tutta la Divina Commedia è un momento di grande speranza che culmina anche nel momento più triste, quale può essere l'Inferno, nella famosa frase «Torneremo a rivedere le stelle». Quindi abbiamo voluto unire il ricordo dei 700 anni della morte di Dante con questo momento che stiamo vivendo e dare un primo segnale a quella che è un'attività artistica e culturale che chiaramente ha subito pesantemente in questa fase della nostra storia un momento di grave crisi. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte che passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuor dal pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo, che non lasciò già mai persona viva. E adesso ci spostiamo a Mister Bianco, dove è stato inaugurato il Padel Arena, la prima struttura indoor di questa disciplina sportiva. Nel rispetto delle normative anti-Covid, l'inaugurazione è stata trasmessa sui canali social. Una partita di padel tra celebrities del mondo dello sport e dello spettacolo per inaugurare il nuovo centro sportivo dedicato alla disciplina più amata del momento che sorge in provincia di Catania. Da una parte la coppia dei cognati Ignazio Moser e Geremia Rodriguez, dall'altra la coppia degli sportivi Nicola Ventola e Nicolò Brigante. Alla postazione commento la bellissima Cecilia Rodriguez che tifava per il fidanzato Moser e il simpaticissimo comico di Zelig Gianluca Impastato, telecronista di Padel per un giorno. Una partita spettacolo ripresa dalle telecamere di 21 Padel Arena, trasmessa in diretta streaming sui social. Una happening digitale coinvolgente per mostrare la nuova realtà sportiva all'avanguardia appena nata a Catania. Una sfida all'ultimo vassoio, uno dei colpi più comuni del padel, simile a uno smash nel tennis, in un campo nuovo di zecca per inaugurare il primo padel indoor in tutta la Sicilia. 21 Padel Arena è infatti il primo centro sportivo dedicato alla disciplina più amata del momento ad avere 5 campi al chiuso oltre a 2 campi esterni all'aperto. Il centro sorge a Mister Bianco e se le limitazioni del momento legate all'emergenza Covid in tutta Europa non permettono la presenza di pubblico, arriva la tecnologia in supporto alla volontà dei 5 giovani soci di far conoscere la nuova struttura.
E spazio adesso all'intervista, alla nostra rubrica di approfondimento giornalistico. La Chiesa ieri ha celebrato la 29esima giornata mondiale dei missionari martiri. Martiri, 20 i religiosi uccisi lo scorso anno, tra questi fratello Leonardo Grasso ammazzato e dato alle fiamme il 5 dicembre nella tenda di San Camillo a riposto da uno degli assistiti. Ne parleremo oggi all'intervista con ospite in studio il camigliano fratel Carlo Mangione, che in carcere ha incontrato l'assassino del suo confratello. Ricorderemo la figura di San Camillo dell'Ellis, fondatore dell'Ordine dei Ministri degli Infermi, e poi le strutture e le attività portate avanti in tutto il mondo dai camigliani. Ma ci soffermeremo anche sulle iniziative verso i bisognosi e i malati che i fratelli svolgono a Catania e provincia. Appuntamento dunque su Rai TV, canale 89 alle 20:20, anche su Facebook e alle 23:10. Ed è tutto per questa edizione di Ora TG, che si conclude qui, ma che potrete rivedere sul nostro sito, che leggete in sovraimpressione, nella nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. Vi lascio adesso al meteo e alla programmazione della rete. Grazie per averci seguiti, una buona serata a voi tutti. Cielo splendente su tutta la Sicilia nella giornata del 26 marzo 2021. Bel tempo ovunque, con mari e venti che saranno calmi. Temperature in leggero aumento. A Catania si registrerà una minima di 8, una massima di 20 gradi. La temperatura più alta nel Siracusano, dove la colonnina di Mercurio toccherà quota 21.